Maxi Natanti e Maxi Gommoni sono il massimo per ottenere comfort e spaziosità in navigazione, magari per una semplice uscita giornaliera o forse anche per una crociera della durata di qualche giorno, fatta possibilmente con un mezzo comodo, confortevole e anche elegante come questo Sax Strider 11. metri di lunghezza, 3,60 metri di larghezza, ma è omologato come natante, quindi basta la patente nautica, le dotazioni di sicurezza e si può prendere il largo. Un mezzo che è versatile e può essere motorizzato con diverse soluzioni, benzina o diesel da 260 a 320 cavalli entro fuoribordo, quindi con piede poppiero, oppure anche con motori fuoribordo. Quali sono i vantaggi di questa tipologia di costruzione rispetto a un day cruiser o a un motoscafo di lunghezza equivalente? Un'altezza di costruzione più bassa e la presenza dei tubolari, due caratteristiche che riescono a dare al mezzo una maggiore stabilità. È un vero gommone con il tubolare che qui a poppa sfiora la superficie dell'acqua e crea quella migliore stabilità che permette di soffrire un po' meno il rollio quando siamo fermi alla fonda a prendere il sole. Ma le camere d'aria hanno una funzione ben più importante, quella di contribuire con una grande riserva di galleggiamento alla sicurezza del mezzo, anche qualora per una causa accidentale si dovesse aprire una falla in carena. Il cantiere Sax realizza tre gamme di modelli, la Sport Class dedicata a battelli da 5 a 9 metri di lunghezza, la Top Class che comprende modelli più importanti come ad esempio questo Sax Strider 11 e poi la Individual Class dove compaiono modelli realizzati quasi su misura, su richiesta dell'armatore, prodotti molto speciali, attualmente fino a 17 metri di lunghezza. Insomma, il costruttore ha davvero una grande esperienza e non dimentichiamo che Sax è stato l'unico a portare nella nautica anche due note case automobilistiche, Abarth e Lancia, con modelli specificatamente dedicati. In cantiere, insomma, ha tutte le carte in regola per essere considerato numero uno in questo segmento, ma il modello avrebbe successo se non fosse particolarmente piacevole? Ovviamente no. Anche questo esemplare porta la firma dello studio Christian Grande Design Works e sono riconoscibili in alcuni elementi caratteristici i tratti della sua matita, come ad esempio questi occhi sotto al parabrezza, che non hanno soltanto un significato estetico, ma contengono le casse dell'Hi-Fi. Il disegno della coperta privilegia le aree prendisole per invitare a bordo molti amici e molte amiche e godersi una giornata in mezzo al mare. La superficie di questo materassino di poppa, ad esempio, è lunga 180 cm e larga 2,40 m. Equivale in sostanza alla grandezza di un letto matrimoniale più un altro a piazza singola. Ma non è finita, c'è anche una spiaggetta poppiera che si estende verso poppa di circa un metro. Il mobile cucina offre la possibilità di consumare uno spuntino, prendere un aperitivo, prolungare insomma la giornata a bordo, magari fino al tramonto e rientrare dopo per godersi tutta la giornata in barca, pardon, in gommone. Al sud il sole può essere anche molto caldo e allora niente di meglio che avere un tendalino, magari ben realizzato come questo della Sax, che evidentemente sa progettare ogni cosa dei suoi battelli. Guardate con quale semplicità lo si porta in posizione, senza alcuna fatica. Un occhio di attenzione alla mobilità e alla sicurezza. I tienti bene sono numerosi e hanno le estremità arrotondate. Il passavanti non è larghissimo, ma c'è anche il tubolare che serve da appoggio. Si arriva così a prua in maniera piuttosto comoda e si può scendere, se l'imbarco è con il musone verso la banchina, grazie a due gradini che facilitano tutta l'operazione. È difficile immaginare che un mezzo dalla linea esterna così sportiva abbia sotto il ponte di coperta una cabina tanto grande.
1,75 m l'altezza all'ingresso, il materasso misura 2 metri di lunghezza e 175 cm nel punto di massimo vaglio. Le rifiniture della cabina sono impeccabili, segno evidentemente dell'esperienza maturata dal cantiere nella realizzazione di mezzi molto eleganti, grandi quasi come yacht. Le essenze sono pregiate e accuratamente lavorate, ci sono piani laccati lucidi e pelli che rivestono le murate. E poi il bagno, naturalmente separato, è dotato di una porta che si apre verso l'ingresso della cabina, in modo che sia più facile accedervi. La versione dello Strider 11 che stiamo per andare a provare monta due unità entro fuoribordo a benzina Mercruiser Mag 377 da 320 cavalli. Solo un'annotazione prima di mollare gli ormeggi. Qui, se decidete di installare una motorizzazione fuoribordo, potete ricavare una cabina per due persone che potrà servire per il pernottamento oppure semplicemente come spogliatoio. Condizioni di luce ideali, qui dal Circeo si vedono le isole Pontine chiaramente, ma condizioni di mare un po' impegnative, un'onda piuttosto ripida, secca, alta non più di un metro. In queste situazioni andiamo a provare lo Strider 11 con due motori Mercruiser da 320 cavalli a benzina. Questo è il momento più critico della navigazione di un mezzo pneumatico, ma di qualsiasi imbarcazione, l'ingresso in planata. 11 nodi di velocità, eppure l'assetto è già quello giusto, con la prua che si trova sotto l'orizzonte e non ostacola per nulla la visuale. I motori rombano, stanno soffrendo, vorrebbero galoppare, esprimere tutti i loro cavalli. Dobbiamo toglierci da questa condizione, perché non è certo per loro ideale, e portarci alla velocità di crociera. Venti nodi di velocità, i motori sono a 2900 giri minuto e consumano appena 29 litri ora ciascuno. Questa è l'andatura di crociera più economica di questo mezzo. 4000 giri motore e 30 nodi di velocità. Quello che si apprezza a questa andatura e in queste condizioni di mare è la morbidezza della carena, molto affilata a prora, fatta apposta per fendere le onde, e in questo modo gli impatti sono sempre dolci. Ci consente insomma di dare comfort a tutto l'equipaggio anche quando le condizioni peggiorano e magari dobbiamo compiere un lungo tratto di mare per ritornare in porto. Una carena che si mette in risalto per la sua grande precisione di rotta, poi il gommone con la giusta posizione del tubolare trova sempre l'appoggio in virata, l'angolo di sbandamento è elevato, in questa maniera riusciamo ad avere una precisione maggiore nella tenuta di rotta, anche la virata diventa più stretta e direi che non ci sono situazioni di pericolo perché lo sbandamento, l'inclinazione è sempre costante, il battello non si scompone assolutamente anche quando stringiamo molto il raggio di virata. Mezzo di 11 metri di lunghezza, ma che sembra essere davvero molto agile e sicuro in navigazione. Fin qua ci ha dato questa impressione, adesso vogliamo provare a assaggiarlo in velocità lanciandolo a tutto gas. È un mezzo marino che sa tenere il mare quando è mosso, ma che sa essere anche veloce, basta alzare il trim per liberare un po' la carena dall'acqua, trovare un assetto con un angolo di incidenza leggermente superiore e voilà, la velocità è di 45 nodi.
Gli ingegneri del cantiere hanno realizzato un mezzo che in mare naviga sempre con lo stesso assetto e questo è un grande vantaggio per il diportista, che non deve preoccuparsi troppo di effettuare regolazioni. Qua ovviamente non ci sono flap, ci sono solo i trim, ma in fondo non è così importante adoperarli nella maniera più precisa possibile. Servono giusto per trovare la massima velocità di punta, magari quando le condizioni sono ideali e si riesce ad affinare in modo preciso l'aggiustamento dell'assetto. Certe sfumature non si apprezzano in una giornata come quella odierna con il mare mosso, ma se la superficie fosse particolarmente piatta, allora sicuramente ci accorgeremo di quanto sia precisa questa carena disegnata al computer, fresata da un robot, e in questa maniera possiamo affermare che i due piani di carena non sono semplicemente simili come avviene per molte altre imbarcazioni e gommoni, ma sono assolutamente identici. Strider 11, con cui abbiamo oggi navigato, ha dimostrato tutte le sue ottime qualità anche sul mare, che si aggiungono a quelle estetiche e funzionali. Certo, il prezzo è un po' più alto di quello di alcuni concorrenti, ma dobbiamo considerare l'expertise, cioè l'esperienza e la capacità del cantiere, e poi naturalmente il valore che il marchio Sax ha oggi sul mercato.